Io direi, darei subito la parola allora a Marco Trevisan, Trevisan, voglio sempre l'accento, Marco mi perdonerà, origine e autenticità delle produzioni agricole con l'uso di marcatori chimici. Quindi un aspetto tecnico ma comprenderemo subito la portata e le implicazioni che questo può avere per gli operatori e per il tema che stiamo affrontando. Grazie. Buongiorno a tutti. No, forse no, così. Grazie Gabriele dell'introduzione. Come appunto anticipato, il tema che io andrò a trattare è quello dell'origine e dell'autenticità delle produzioni, che è un argomento che è strettamente collegato con la sicurezza alimentare. Allora, eh, come mai questo argomento assume una notevole importanza? Perché, come è stato detto anche in precedenza, eh, ci sono due necessità molto forti. Collegate anche col discorso del Made in Italy, uno di comprovare che l'alimento abbia le caratteristiche riportate in etichetta e che quindi non, sia, non ci siano state adulterazioni o sofisticazioni che sono, come si diceva anche nell'introduzione in precedenza, abbastanza comuni nel mondo alimentare, ahimè, e questo è un aspetto molto importante. Per cui. È importantissimo che io riesca a garantire l'autenticità, quindi l'assenza di sofisticazioni, che possono essere che se io diluizioni banalmente, un tempo quello che veniva sempre raccontato come esempio era la diluizione del latte con l'acqua, che era una pratica abbastanza diffusa e che è ovviamente è una classica sofisticazione. Oppure la sostituzione, rimanendo nel campo dell'olio, anziché usare dell'olio d'oliva usare oli di, altre, di altra provenienza. Quindi questi sono due esempi banali, ma uno potrebbe ampliare il pacchetto all'infinito. Quindi questo è un aspetto. Secondo aspetto che volevo far vedere, invece, che è un aspetto sul quale noi stiamo lavorando molto nell'ultimo tempo, è quello sull'origine geografica, ovvero sia sulla ehm, comprovare con buona certezza che. La zona, la zona di produzione del materia prima sia quella che viene riportata in etichetta perché questo è un altro aspetto molto importante e questo è un aspetto che è fondamentale soprattutto per i prodotti di origine, quindi sul Made in Italy. Per cui se io riesco a comprovare con una discreta sicurezza che un pomodoro è stato coltivato e prodotto e trasformato, come diceva Gabriele, in provincia di Parma, sicuramente. È una garanzia per il consumatore della qualità del prodotto che invece magari altri spacciano per italiano, magari arriva dalla Cina o da altre, da altre aree, visto che il semitrasformato è facilmente eh, spostabile, senza, logisticamente spostabile senza grossi problemi. Magari la materia prima è difficile da trasportare, il semilavorato è molto più semplice. Per cui è chiaro. Che il discorso dell'origine spesso e volentieri è un discorso che interessa moltissimo i prodotti di trasformazione, quindi quella, quella branca che lui ha citato essere il terzo tipo della, del made in Italy, però è sicuramente un altro aspetto molto importante. Per cui vi farò vedere qualche esempio, adesso magari io sarò un po' troppo tecnico, per cui magari vado, vado un po' oltre, però eh, l'obiettivo di questa presentazione è far vedere come. come in realtà esistono moltissime tecniche abbastanza sofisticate che però permettono di avere una buona garanzia sia sull'autenticità che sull'origine geografica. E poi vi farò vedere qualcosa che facciamo noi. Allora, eh, quali sono i, eh, le tecniche che possono essere utilizzate? Oggi questo è una, eh, un elenco che probabilmente non è neanche esaustivo di diverse eh, possibilità che noi abbiamo di controllare la qualità e la, eh, quindi l'origine e l'autenticità dei prodotti alimentari. Vedete ci sono dei metodi iniziali che sono dei metodi spettrometrici, quindi metodi ottici che utilizzano quindi l'interazione che ha la luce con il campione, poi abbiamo dei metodi di separazione e poi determinazione che sono quelli più classici cromatografici. Poi abbiamo dei metodi omici che in realtà poi sono sempre dei metodi collegati o alla spettrometria o a, a, alla cromatografia, che però oggi sono molto di moda, che sono la proteomica, la metabolomica e io ho aggiunto anche la metagenomica che invece si basa sulla presenza di batteri o di lieviti e la caratterizzazione perché spesso anche questa può essere una tecnica interessante. Per esempio sull'olio d'oliva... Ci sono alcuni studi che stanno cominciando a fare anche da noi a Piacenza di utilizzare i lieviti che sono presenti nell'olio per andare a caratterizzare la provenienza perché il lievito può essere considerato un marker della, eh, della località geografica perché eh, ovviamente in posti diversi crescono microorganismi diversi e lieviti diversi. Quindi questo può essere un, un altro aspetto abbastanza interessante che non è ancora esplorato. Poi dopo ovviamente esistono metodi misti come sono qui definiti e poi altri metodi che sono i metodi genetici di cui io non mi occupo perché non sono un genetista però che ovviamente sono molto importanti perché l'analisi del DNA ovviamente soprattutto sui prodotti vegetali ma anche su quelli animali permette di avere ampie informazioni su per esempio la cultivar o quant'altro. Quindi questo è un altro aspetto che può essere trattato però non mi voglio addentrare in cose che non sono di mia competenza. Adesso vi faccio vedere alcuni eh, esempi. Io ho cercato di portare degli esempi collegati all'olio d'oliva, visto che eravamo qua e quindi ho cercato di portarle. Quello, per esempio, è un eh, il, la prima parte saranno so, soprattutto sulle eh, sofisticazioni, quindi sulla autenticità. In questo caso cosa, cosa viene sfruttato con questo metodo? Vedere se eh, l'olio extravergine, che è il classico Evo, è, è, è stato adulterato e eh, di solito l'adulterazione viene fatta utilizzando oli di minore qualità, sempre d'olivo oppure utilizzando altri oli. E quindi questa è la duplice eh, possibilità che noi abbiamo. Allora ci sono diversi lavori che sono stati fatti, qui ce n'è un elenco. Di solito si utilizzano eh, alcune caratteristiche tipiche dell'olio d'oliva, che sono la, la presenza di acidi grassi, la presenza della vitamina E, quindi dei tocoferoli, la presenza della componente volatile, la presenza di amminoacidi e soprattutto i, la presenza degli steroli, quindi il cosiddetto fingerprint sterolico, perché eh, gli steroli vegetali sono molteplici e quindi sono tipici delle diverse cultivar. Quindi è possibile individuare dal fingerprint sterolico la composizione e la provenienza e l'origine. In questo scopo è stata usata una tecnica FTIR, quindi utilizzando eh, la, la frazione infrarossa della, della radiazione elettromagnetica, per predire l'origine botanica degli oli vegetali e vedere se le, le, gli oli extravergine erano stati adulterati con oli a basso costo, come girasole, soia, mais, nocciole, eccetera, eccetera. E eh, qui si vede molto bene come, facendo questo, questo studio, che non è stato fatto da noi ma da, da colleghi, adesso vado abbastanza rapido, si riesce a separare molto bene e individu 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 individuare l'autenticità dell'olio extravergine. Quindi, la possibilità di trovare l'adulterazione è sicuramente eh, ben fatta, come potete vedere. Non so se c'è. Il puntatore, sì, qua sopra vedete molto bene che nello spazio noi separiamo il girasole dal mais, dalla soia, dalla nocciola e dall'oliva. Per cui con questo tipo di analisi sono in grado di individuare se nell'olio è un olio d'oliva oppure un olio di altra provenienza. Eh, vabbè, qui poi dopo ci sono tutte. La seconda cosa ha, ha per, permesso anche di andare a vedere se eh, c'era. Miscele fatte con i due oli, che era l'altro aspetto, perché magari uno ha tagliato l'olio e non ha fatto solo con un tipo d'olio, anche in questo caso il modello è in grado di predire. Quindi con un'analisi fatta con una trasformata di Furia Unir, quindi uno strumento anche a un basso costo, tutto sommato, si riesce a fare un'operazione di individuazione dell'adulterazione. Dell una seconda cosa un pochettino più interessante è invece il secondo studio che è stato fatto con la tecnica NIR, sempre sull'infrarosso, però sul vicino infrarosso, e, ehm, per vedere come è stato tagliato. In questo caso il, eh, il lavoro è stato fatto su 136 campioni di olio extravergine che provenivano dalla, dalla, dalla provincia di Grosseto. E nel quale eh, erano stati introdotti degli adulteranti che potevano essere degli oli di residui di olive, degli oli di residui di olive raffinati, degli oli di olive raffinati, che era l'adulterazione più diffusa, e degli oli di olive deodorizzate. E in questo caso si è andato a vedere se, quindi in questo caso non avevamo vegetali diversi, lo stesso vegetale, e si voleva vedere se c'era la possibilità di discriminare. Come si può vedere da queste cose, questa di discriminazione non è semplicissima. Qui loro hanno prima fatto gli spettri IR degli oli d'olivi provenienti dalla, dalla, dalla provincia eh, di Grosseto e dopodiché hanno fatto gli spettri dei diversi eh, adulteranti che potevano essere introdotti e successivamente si è andato a vedere le miscele olio adulteranti. In questo caso il sistema funziona abbastanza bene. Eh, soprattutto per eh, il DO, quindi quello deodorizzato. In questo caso, mentre l'adulterazione con l'opo, quindi quello con le olive, non era individuata, si riesce a individuare un altro tipo di, di adulterazione. Quindi in realtà la cosa interessante che emerge da questo studio è che ehm, si riesce a individuare l'adulterante soprattutto se è noto quello che si deve andare a ricercare, cioè se io so che probabilmente mi possono avere adulterato il campione con una certa tipologia di eh, olio, di oliva di altra provenienza, io riesco a individuarlo. Viceversa, se l'adulterazione è sconosciuta, non sempre è fattibile. Questo quindi sta anche a dimostrare che se. Migliorando le tecniche probabilmente le adulterazioni si riusciranno sempre a individuare. E questo appunto è sempre il risultato che dicevo prima. Quindi anche in questo caso con uno strumento abbastanza economico perché un NIR è uno strumento che ha una cifra e tutto sommato anche questo è l'acquisto abbastanza abbordabile. Questo è un altro esempio utilizzando invece un altro tipo di spettroscopia, la Raman e anche in questo caso gli adulteranti erano oli di diversa provenienza e anche in questo caso si è riusciti molto bene a individuare la contaminazione, quindi individuare gli adulteranti. Poi vi faccio vedere invece quindi questi sono i casi di adulterazione, ovviamente io ho fatto vedere quelli dell'olio, ma però in realtà mi potrei dilungare per dei giorni a parlarvi di tutti i casi su tutte le derrate alimentari, quindi ovviamente Invece questo vi faccio vedere degli studi che sono stati fatti, alcuni studi che sono stati fatti per andare a individuare l'origine, che secondo me è l'aspetto probabilmente più interessante perché se io vendo Made in Italy devo poi avere la possibilità di certificare che il mio prodotto è effettivamente di provenienza certa e non è un mix perché ovviamente noi possiamo il caso classico si fa sempre quello dell'olio io prendo l'olio tunisino l'olio spagnolo l'olio greco poi lo imbottiglio in Italia e dico che è olio italiano viceversa se ho la possibilità di certificarlo questo mi dà dei grossi vantaggi qui l'esempio è stato fatto utilizzando le, ehm, la presenza di eh, terre rare io vi faccio vedere l'esempio per lo zafferano però in realtà esiste anche per l'olio è stato fatto in Grecia uno studio analogo quindi utilizzando la presenza di elementi in tracce dentro nel campione è possibile discriminare perfettamente la provenienza perché tutti i prodotti vegetali traslocano dalle radici il contenuto minerale quando assorbono l'acqua dal terreno e quindi la, la, la composizione di questi elementi in tracce, che sono presenti in quantità molto basse, permette la, la, la discriminazione e quindi individuare, ovviamente avendo una banca dati molto buona, la provenienza. E quindi questo è l'esempio sullo zafferano. L'ultime eh, due applicazioni che faccio vedere sempre per l'origine è l'utilizzo degli isotopi stabili. In questo caso sull'olio hanno usato eh, gli isotopi stabili dell'ossigeno, il rapporto fra l'ossigeno 18 e l'ossigeno 16 e fra il carbonio 13 e il carbonio 12 e questo permette di discriminare abbastanza bene eh, la provenienza a livello almeno di paesi del Mediterraneo. Come si può vedere qua si riesce a mh, discriminare la provenienza e quindi l'Italia viene sempre messa da solo, quindi noi possiamo avere che i campioni italiani sono da una parte e i campioni provenienti dal resto del Mediterraneo vanno dall'altra parte, quindi riesco a dire se il campione è di provenienza italiana o non è di provenienza italiana. Ovviamente se uno ampliasse la, la banca dati potrebbe tranquillamente riuscire a trovare anche la, eh, la, regione, la regione di provenienza, ovviamente creando una banca dati sempre più avvantaggiata. L'altro lavoro che è stato fatto dal mio istituto è invece quello sul pomodoro, in questo caso il lavoro è stato fatto su mutti, si è utilizzato sempre gli isotopi stabili, in questo caso il rapporto di due isotopi dello stronzio, lo stronzo 87 e lo stronzo 86 e ehm, vabbè, qui ci sono un po' di, di tecniche che non interessano, la cosa che vi interessa, qui sono i campioni italiani e cinesi, vedete che c'è una fortissima discriminazione, questi sono i cinesi, questi sono gli italiani, quindi siamo riusciti a separarli perfettamente. Questa è, è fatta con una eh, situazione campioni cinesi e campioni sconosciuti, di cui chi ha fatto l'analisi non sapeva la provenienza, e riesce a discriminarli perfettamente dicendo che non erano, non erano cinesi, questo è importante. E finalmente la cosa più interessante, sugli italiani riusciamo a discriminare con una discreta, non completa però capacità, la ehm, provenienza a livello geografico italiano. Vedete qui abbiamo quelli di Ferrara, di Parma, di Piacenza e dei campioni incogniti che erano di una provincia di Piacenza, che si sono sovrapposti e quindi vanno in questa posizione. E quindi mi dicono che questi campioni che erano di Piacenza effettivamente li posso attribuire a Piacenza, anche se in realtà il numero di campioni non è ancora sufficiente per discriminare perfettamente Parma da Piacenza, vista anche la vicinanza geografica. Però per esempio Ferrara e la Puglia erano già piuttosto lontane e quindi si separavano. Questa quindi è una, una tecnica molto più costosa, ovviamente, delle precedenti, che mi permette però di garantire l'origine eh, geografica dei campioni. Eh, e poi si può fare anche con l'NMR. E questo qui è stato fatto um, all'Università di Napoli e mi permette anche in questo caso, utilizzando un'altra tecnica, di discriminare la provenienza eh, rispetto ai formaggi, in particolare alle mozzarelle, che è un problema molto grosso perché è prodotto in tante parti. Adesso per chiudere la mia presentazione, perché non vorrei portare via troppo tempo. Vi faccio vedere quello che stiamo facendo invece sulla metabolomica, ovvero sull'utilizzo dei metaboliti secondari che vengono eh, prodotti dai vegetali che mi permettono di fare alcune discriminazioni. Non abbiamo ancora lavorato sull'olio, potrebbe essere l'occasione di farlo nel prossimo futuro. E, e cosa si basa fondamentalmente? Si basa sull'accoppiamento eh, di tecniche cromatografiche con dei sistemi di eh, spettrometria di massa che, eh, che vengono chiamati cut-off, quindi col tempo di volo per la separazione. E eh, è una tecnica che viene usata per fare anche il contenuto delle proteine quindi discriminare le diverse proteine, e noi l'abbiamo applicata soprattutto sui i metaboliti secondari delle piante. Allora, qui vi faccio vedere alcuni esempi molto rapidamente, perché è passato un po' di tempo. Allora, questo risultato sono diverse eh, fave di cacao che sono state fermentate in modo diverso. E quindi, noi riusciamo, vedete, il controllo è questo. Quindi queste sono le fave di cacao non fermentate, qui abbiamo tre tipi di fermentazione diverse, fatte in condizioni aerobica, anaerobica e in mezzo liquido e io riesco a discriminare perfettamente il tipo di fermentazione. Poi non ci sono altri lavori che stiamo conducendo in cui riusciamo addirittura a discriminare il periodo e il tempo di fermentazione che noi abbiamo applicato alla, alle fave di cacao questo quindi è un aspetto interessante poi abbiamo questo sul pomodoro questo è un aspetto abbastanza interessante, qui noi avevamo del doppio concentrato, tre tipi di doppio concentrato, vedete cold break, hot break e warm break e che noi riusciamo a discriminare perfettamente, ovviamente si discrimina poi, se io riesco a discriminare dei, dei doppi concentrati fra di loro in funzione del metodo di lavorazione è chiaro che la polpa e la passata le separa ancora meglio, quindi riesco a lavorare eh, e separare la cosa. Però la cosa ancora più interessante che siamo riusciti a fare è, solo su doppio concentrato, siamo riusciti a separare i prodotti per stabilimento produttivo. Quindi noi avevamo diversi stabilimenti, sono quattro, quindi quello marrone, il grigio, il blu e il rosso, sono quattro stabilimenti di cui i, quelli rossi e blu sono della stessa azienda che aveva due siti produttivi. E questo è tutto sul doppio concentrato cold break. Quindi il prodotto è lo stesso, però siamo riusciti a dire in quale stabilimento veniva. Quindi questa è una cosa ancora più interessante. Ovviamente l'abbiamo fatto sul pomodoro perché ce l'avevano chiesto, però un domani potremmo benissimo farlo anche su altri prodotti alimentari. Questo è sul grana, si vede molto bene. Questi qui sono i DOP. Questi sono invece fatti con procedure non DOP, Grana Padano, e qui in particolare questi campioni avevano avuto un particolare trattamento microbiologico che permetteva di discriminarli perfettamente dagli altri. Stesso discorso, questo l'abbiamo fatto sull'aloe perché lavoriamo abbastanza su questa matrice, anche in questo caso. Questo aloe è l'aloe lifeodizzato, questo invece è che viene usato per applicazioni topiche, anche in questo caso il contenuto dei, eh, dei metaboliti secondari, in particolare quali sono i metaboliti secondari che noi studiamo, sono i polifenoli. Fondamentalmente sono polifenoli e carotenoidi, ma ci concentriamo particolarmente sui polifenoli. Abbiamo una banca dati di oltre 2.000, eh, fra i 2.000 e i 3.000 eh, diversi composti che possono essere presenti, e la tecnica ci permette di andare a individuare quanti sono in funzione della presenza sia della presenza qualitativa sia della quantità, ci permette di fare questo tipo di discriminazione. Questo è un altro esempio ovviamente io vi ho fatto vedere delle tabelle riassuntive, in realtà si ottengono tante cose, questo è un dendogramma che è stato ottenuto analizzando diverse cultivar di carciofo e quindi mi ha permesso di discriminare le diverse cultivar di carciofo in funzione del contenuto sempre di eh, polifenoli fondamentalmente e questo è stato fatto sul vino, anche questo è molto semplice, ci sono diverse produzioni di chardonnay quindi la stessa cultivar proveniente da diverse parti del mondo e vedete che la discriminazione è perfetta e quindi io riesco a individuare e sapere se è uno chardonnay italiano o francese o dall'Israele, oppure in Italia addirittura da due zone, perché quelle in verde e in, eh, in rosa vengono dalla Sicilia o dal eh, Benito, se non ricordo, eh, Val d'Aosta. Eh, poi questo è il lavoro che abbiamo fatto invece sul, sulle nocciole, con un'azienda che ne utilizza molto, è uno dei principali eh, produttori di nocciole al mondo, utilizzatori di nocciole al mondo, e qui vedete ci sono le diverse cultivar, di nocciola che sono assolutamente discriminate. Ma la cosa interessante è che prendendo la stessa, eh, la stessa eh, no, quelle A scusate, erano diverse cultivar in, in diversi paesi, quindi la medesima cultivar prodotta in diversi paesi, queste invece sono diverse cultivar in diversi paesi, quindi si vengono discriminate perfettamente. Perfetto, quindi questo è un pochettino quello che. Noi siamo in grado di fare con questa strumentazione che penso abbia delle implicazioni notevoli e di notevole interesse. Quindi eh, direi che mi possa fermare, giusto? Per non, per non sforare ampiamente i, i tempi. E quindi, no, volevo però chiudere perché lui ha sollevato un aspetto molto importante sulla sicurezza alimentare e sul fatto di eh, avere molte volte un impatto negativo sulla popolazione, nel senso che sul consumatore riceve messaggi molto diversi. Allora io di solito eh, a lezione eh, faccio sempre una citazione e cito un famoso alchimista del 1500 che è Paracelso, il quale aveva fatto un'affermazione che molte volte è tradotta in modo errato nel senso che l'ha scritta in latino e probabilmente la conoscenza del latino oppure la velocità con la quale si vuole tradurre l'ha fatta tradurre in modo sbagliato, perché normalmente la, la citazione viene tradotta dicendo che è la dose che fa il veleno. In realtà se uno va a leggere attentamente la frase di Paracelso troverà scritto che è che tutto è veleno è della dose che rende una sostanza non velenosa, che secondo me è un aspetto che rovescia completamente il problema. Perché banalmente con l'esempio che faceva lui sulla carne, perché devi dirmi che la carne rossa fa male? Dovresti dirmi qual è la quantità di carne rossa che posso mangiare senza avere problemi. Sarebbe rovesciare l'approccio, sarebbe un approccio molto più corretto e probabilmente creerebbe meno problemi e meno panico nei. nei, nei nei consumatori perché altrimenti io di solito faccio un po' di terrorismo praticamente qualunque cosa tu mangi eh, sei a rischio perché c'è sicuramente qualcosa che ti fa male e quindi secondo me è un problema di comunicazione fondamentalmente che non è fatta in modo corretto e in modo eh, preciso grazie grazie Marco eh... Adesso non voglio ovviamente sottrarre tempo agli altri relatori, né tantomeno alla discussione, è abbastanza chiaro da questo ventaggio, da questa panoramica, direi che è stata presentata: che volendo, è veramente difficile no? riuscire a sfuggire a un sistema di controlli che può essere implementato. È evidente che. Anche in questo senso abbiamo una valutazione, un'analisi costi-benefici che va fatta. No? Giustamente se abbiamo delle tecniche che sono relativamente poco costose, perché sono già arrivate a questo stadio di sviluppo e di messa a punto, è più facile applicarle in modo ripetuto in diversi controlli. Se abbiamo tecniche diverse dobbiamo valutare più attentamente quando valga la pena di eh, applicarle e comunque una cosa chiara. Eh, investendo su queste tecnologie si può veramente scoprire anche se la mattina eh, no, eh, nella quale quel doppio concentrato è stato prodotto era quella del Brexit, per cui gli operai erano un po' più arrabbiati o che ne so, l'imprenditore era scocciato perché si era svegliato prima, insomma. Se andiamo avanti un altro po' distinguiamo le te tecniche produttive nell'ambito dello stesso prodotto, gli stabilimenti della stessa azienda Veramente, adesso, al di là del fatto che non sia affatto banale, che non sia banale l'estensione a tutti gli altri prodotti, però è evidente che i meccanismi di controllo volendo ci sono. Questo pone tutta una serie di altre, di altre eh, problematiche, ma apre anche delle opportunità, perché ovviamente, per esempio, no, il lavoro che le, le imprese, e coppine tra queste, fanno per assumersi un impegno che, no, al controllo della loro origine, alla tracciabilità del loro prodotto. È un lavoro molto forte che semplifica e responsabilizza le imprese stesse, semplifica anche queste attività, ma le responsabilizza molto, perché sapendo che un controllo può no, trovare la difficoltà, trovare il problema, no, prendersi un impegno di questo tipo significa prendersi un impegno forte, che però dal punto di vista della comunicazione e della valorizzazione del prodotto, proprio per questo, può essere ancora più rilevante. E questo ovviamente eh, potrà essere eventualmente no, sviluppato nelle riflessioni successive.